Allora, sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Procediamo con i lavori di questo Consiglio Comunale straordinario in seduta aperta. Ringrazio la presenza della dottoressa Consoli che svolgerà la funzione di segretario comunale in questo Consiglio e saluto i sindaci intervenuti. Qualcuno non lo conosco, il sindaco di Capaccio, nonché presidente della provincia Franco Alfieri, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe e gli altri rappresentanti dei comuni, ho visto il sindaco di Agropoli e che dopo sicuramente prenderanno la parola, il sindaco di Eboli prenderanno la parola per gli interventi. Saluto i lavoratori e le associazioni, le organizzazioni sindacali. Quindi c'è un documento che verrà illustrato, che penso che poi sarà dai singoli sindaci portato in consiglio comunale nei propri comuni e possiamo anche cominciare gli interventi prima di nominare gli scrutatori della seduta, la consigliera Napoli e il consigliere Toriello per la maggioranza, se oggi così la possiamo chiamare. E la consigliera immediata per la minoranza. Sindaco, vuole iniziare lei? Prego. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io penso che sarò molto breve su questa delibera di consiglio perché abbiamo già discusso davanti ai vostri cancelli e ognuno di noi ha detto la sua. Quindi vorrei abbiamo preso un impegno di fare questo Consiglio Comunale. La delibera che oggi approveremo è, diciamo, parte da questo bellissimo documento stilato dalle forze sindacali che ringrazio tutto, come ringrazio gli operai qui intervenuti e i colleghi sindaci. Tutti ci siamo presi un impegno in un primo momento di fare un Consiglio Comunale congiunto, ma era complicatissimo perché per 9 comuni ci doveva essere il segretario di ogni comune, l'appello per ogni consiglio comunale. Invece questo che oggi facciamo è un consiglio comunale aperto, i sindaci dopo firmeranno anche loro questo documento e poi ognuno di loro può adottare questa delibera che, ripeto, è pari pari il documento. Abbiamo già detto, non dico oltre, sappiamo benissimo, stiamo parlando di una società che di una struttura che è stato sempre un po' il fiore all'occhiello di questa realtà industriale di Battipaglia, che ricordo insieme a quella di Eboli, credo che sia una delle realtà e poli industriali più importanti del sud Italia. La crisi è iniziata già nel 2008-2009 con la chiusura di Alcatel, Paif, Termopaif, abbiamo visto Treofan recentemente e poi c'è stato il Covid. Insomma, non ci aspettavamo la chiusura di una struttura che, come tutti sanno, fa una fibra di altissima qualità, l'unica in Italia che produce fibra di altissima qualità, che ho un mercato in America, in Australia, ma poco in Italia, dove praticamente non c'è una politica di protezionismo come esiste invece in Francia, e si preferisce fibra di basso costo perché, vedete, le leggi dell'economia purtroppo sono quelle, non badando alla qualità. Quindi noi abbiamo già aperto un tavolo con insomma, i sindacati e gli operai, un tavolo con il Ministero. E quello che chiediamo, appunto, è l'impegno mantenuto nei bandi di favorire la fibra di qualità, di mettere anche questo come elemento, ma soprattutto da parte della proprietà un piano di rilancio serio e industriale. Io mi fermo qui perché è inutile dire tanto altro, ce lo siamo detti, ma è aperto, quindi chiedo se qualcuno vuole intervenire. Qui c'è il Presidente della provincia che rappresenti oltre Capaccio, il sindaco di Eboli, il vice sindaco di Pontecagnano, il collega di Agropoli, Mimmo Volpe e Montecorvino Pugliano. Poi ci sono tutte le forze sindacali. Non so se qualcuno vuole dire, sicuramente Mimmo Zottoli, oltre il consigliere comunale, sei anche diretto interessato, insomma, che quindi ti do la parola. Ciao. Un attimo, prego. Ok. Si sente? Allora, volevo ringraziare innanzitutto la sindaca, tutti i sindaci, il presidente della provincia per la presenza
prima davanti allo stabilimento e poi in questo consiglio comunale straordinario. Diciamo che, come si dice dalle parti nostre, il fatto lo conosciamo un poco tutti, perché il fatto della fibra oramai è una cosa risaputa a livello locale. Noi dobbiamo alzare il tiro e, anzi, approfitto, Sindaca, dopo questa delibera, se è possibile chiedere un incontro urgente con il prefetto, perché la tenuta sociale è al massimo. Io sto in mezzo ai lavoratori tutti i giorni, ci sono persone che manifestano situazioni particolari, è giusto che noi andiamo dal prefetto, che è il primo membro che rappresenta tutti noi sul territorio. Quindi, Sindaca, dopo questa delibera, che diciamo è una delibera più politica, perché noi la consegneremo a tutti i parlamentari, a tutti gli onorevoli, a tutti i senatori, la consegneremo a tutti. Noi ci interessa questo incontro, io parlo a nome anche dei sindacati, questo incontro col prefetto. Perché? Perché la FOS è uno stabilimento importantissimo non solo per Battipaglia ma per l'Italia. Potrebbe essere la scintilla per un nuovo 69. Non tutti, non so se lo ricordano il 69, perché fino adesso ogni fabbrica è chiusa e diciamo che si sono fatti sempre gli stessi ragionamenti, ma la FOS non può chiudere. Non può chiudere perché è uno stabilimento di 500 persone, più l'indotto e più il sociale. Quindi, ripeto, la cosa importante dopo questa delibera è prendere un impegno con tutti i sindaci e convocare un tavolo la settimana prossima, una grossa manifestazione sotto la prefettura e un incontro con il prefetto, perché noi dobbiamo trasferire le nostre sensazioni, che purtroppo non sono le vostre, perché noi la viviamo la fabbrica. Noi abbiamo persone che manifestano situazioni particolari. Quindi, ripeto, va bene questa delibera dove il contenuto è sempre lo stesso, sono mesi, anni che ce lo diciamo. Anzi, forse secondo me è inutile dircelo più, perché oramai a Battipaglia questa situazione la conoscono tutti. Noi dobbiamo fare arrivare questa notizia nelle stanze che contano, perché tutti ci chiamano che ci vogliono aiutare, tutti che ci vogliono stare vicini, però sono 3-4 mesi e proprio ieri ci è arrivata una notizia dall'Agicom che per l'ennesima riunione non si è fatto niente. E noi siamo a scadenza naturale, mi sembra, i primi di febbraio. Quindi noi, la nostra paura e la nostra percezione che questo stabilimento si avvia verso la chiusura. Mi rivolgo anche ai miei colleghi, non perché non sono sensibilizzati, ma secondo me è arrivato il momento di toccare con mano quello che sta accadendo, perché siamo già in forte ritardo. Quindi noi dobbiamo fare presto. E anzi, chiedo ai sindaci in ogni appuntamento di essere presenti a fianco nostro. Perché? Perché la situazione in questi 3 mesi è stata un poco sottovalutata. Oggi ci arrivano notizie brutte dai nazionali e anche l'azienda fa percepire messaggi che non sono buoni. Io li devo trasferire a voi, voi li dovete trasferire alle istituzioni e fare un tavolo con tutti i parlamentari della zona, al di là del colore politico, perché oramai siamo alla frutta. Oramai ogni giorno è un giorno di ritardo. Quindi, anche a nome dei colleghi dell'RSU che stiamo vivendo questo momento particolare, vi posso dire che la notte non si dorme. Ma non si dorme, perché avere il peso di 300 famiglie più l'indotto è una cosa che non auguro a nessuno, anzi che non auguriamo a nessuno. Quindi, dopo questa delibera che noi consegneremo a tutti, io ripeto, questo Consiglio Comunale deve fare appello al prefetto, perché noi in settimana prossima dobbiamo essere ricevuti, ma ricevuti come si deve, non come l'altra volta. Perché il tempo è scaduto, le riflessioni
le abbiamo fatte, è il momento di agire e agire insieme con la città di Battivaglia. Grazie a tutti. Grazie consigliere Zottoli, prende la parola il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe. Buongiorno a tutti, no, solo per chiarire anche l'aspetto procedurale, perché prima che qui rappresentiamo il sostegno e la solidarietà ai lavoratori, però vorremmo essere utile alla discussione, quindi io ringrazio la sindaca, i colleghi sindaci per la presenza qui, ognuno di noi si è mobilitato per cercare di raccogliere contributi da parte di tutti, quindi non c'è stato bisogno di sollecitazione, siamo qui perché il problema esiste. Allora io ne approfitterei, prima di tutto all'atto deliberativo vorrei aggiungere, perché siamo sindaci del territorio, il prefetto non ci rifiuta nessun incontro, quindi all'atto deliberativo è già la richiesta di incontro urgente al prefetto, quindi non c'è bisogno di andare sotto la prefettura, andiamo con la delegazione dei sindacati e dei lavoratori, già stamattina la chiediamo, quindi l'incontro non ce lo rifiuterà, quindi nell'atto deliberativo sono presenti i sindaci, non è che inviate la delibera, quindi l'appello già stamattina dei sindaci è incontro urgente alla prefettura, fermo restante l'atto deliberativo che raccoglieremo e porteremo nei nostri consigli comunali. Io credo che si può cogliere da questa vertenza quello che è il disagio sociale che stiamo vivendo nel Mezzogiorno d'Italia. Qui non esiste destra e sinistra, il centro, qui il problema è serio, si sta aprendo una crisi sociale nel Mezzogiorno d'Italia e credo che da qui, da Battipaglia, che è il primo distretto industriale della provincia di Salerno, a sud di Salerno, dobbiamo far sentire la nostra voce, quindi i lavoratori per quanto mi riguarda possono contare sul contributo delle istituzioni a sud di Salerno, non c'è destra, sinistra e centro, quindi sulle vertenze siamo tutti quanti pronti a fare fronte comune, quindi la delibera stamattina diventa l'atto ufficiale, Cecilia come capo delegazione, perché l'azienda insiste a Battipaglia, hai le competenze e la giurisdizione per decidere, però io credo che Battipaglia rappresenti tutta la provincia di Salerno in merito al lavoro e alle vertenze, quindi io credo che, parlo anche a nome dei colleghi sindaci, questa vertenza è nostra, quindi non c'è bisogno di andare ulteriormente nei consigli comunali, anzi siamo già pronti, sono presenti i sindaci appunto e chiedono al primo punto incontro urgente in prefettura, quanto subito. Quindi già stamattina possiamo fare sostanzialmente la delegazione. Quindi questo primo punto credo di esprimere un pensiero anche a nome di tutti. Saremo già pronti sotto la prefettura, anzi al tavolo della prefettura, al prefetto a fare l'incontro. Altro aspetto importante è che ognuno di noi fa politica, al di là delle istituzioni, ha i suoi rapporti politici. Noi dobbiamo sollecitare tutti i parlamentari eletti in questa zona, tutti indistintamente, chi ha la forza di aprire un fronte al governo, al tavolo del ministero, siamo lì. Io credo che per la parte politica che mi compete solleciterò i miei parlamentari sia a Salerno, sia in Regione Campania e sia per quanto riguarda sul piano nazionale. Dobbiamo far capire che il Mezzogiorno d'Italia è unito per quanto riguarda la conservazione dei posti di lavoro, perché la FOS rappresenta un simbolo in quest'area. Lo dico ai lavoratori, già nel 2005 con il governo Bassolino facevamo un intervento straordinario, addirittura, lo ripeto qui, ho avuto modo di dirlo ai cancelli dello stabilimento, ognuno di noi in questo comprensorio della provincia di Salerno, io allora era già consigliere provinciale, facemmo un'operazione semplificata per mettere la fibra sui nostri territori, non facemmo pagare l'occupazione di suolo pubblico, addirittura facendo risparmiare anche a discapito dei comuni il ripristino dell'asfalto, invece di farlo un metro lo facemmo soltanto ai fini di 50 centimetri per consentire a tutti di installare la fibra sul nostro territorio perché rappresentava il futuro, lo sviluppo. Poi ho preso atto, è detto dalle persone non credo che possa essere smentito, mi hanno detto che hanno usato poi fibra non della FOS ma fibra di concorrenza e non di qualità,
e questo è doppiamente un danno, oltre al danno, la beffa al nostro territorio, e che rischiamo tra un po' che dobbiamo rifare le linee della fibra ottica, perché questa fibra ottica non reggerà all'impatto tecnologico. Quindi io credo che questo nostro mezzogiorno non può essere preso in giro in questo modo. Quindi faremo fronte comune, perché questa vittoria della FOS, del rilancio aziendale, rappresenta quantomeno un segnale del nostro mezzogiorno unito al di là della destra, centro e sinistra. Quindi già dalla settimana prossima, Cecilia, puoi contare sulla delegazione, credo, per quanto mi riguarda istituzionale, a fianco dei lavori e dei sindacati, al tavolo della Prefettura di Salerno. Quindi correggiamo la delibera, grazie. Grazie Sindaco. Cercherò di alternare un po' gli interventi, perché c'è anche le organizzazioni sindacali, e quindi farò un po', anche c'è il consigliere Visconti che si è prenotato, anche il sindaco di Eboli, quindi adesso passiamo la parola alle organizzazioni sindacali. Come aspetto procedurale, sì. per essere chiari, perché sennò quando la LSU citava la tenuta sociale, cioè noi dobbiamo, a parte la delibera, la tenuta sociale, sì, un documento a parte all'Adere che va al Ministero degli Interni, perché sennò cioè, ci serve un documento che va al prefetto, perché tenuta sociale significa rischio chiusura, e quindi questo documento di oggi da Prassi comunque va al sì, prefetto, però quindi deve essere un documento a parte, okay, che noi prefetto deve mandare ai ministeri, il primo Ministero degli Interni. Grazie. Consigliere Visconti e poi il sindaco di Eboli. Sì. Buongiorno a tutti e grazie alle istituzioni politiche, ai sindacati, alle rappresentanze aziendali che sono intervenute stamattina in questo momento così drammatico e così delicato. Io penso che la tensione che si vive l'ha ben rappresentata il consigliere Zottoli, perché è un esperto sindacalista, è un membro di questo Parlamento cittadino da oltre 20 anni, è un dipendente dell'industria FOS, e quindi siamo al cospetto di una crisi sociale, di un dramma sociale che impone una presa di responsabilità importante da parte di tutte le organizzazioni, le istituzioni, le persone qui presenti e anche quelle non presenti. Che cosa rappresenti la FOS per Battipaglia? È necessario ricordarlo in 30 secondi, un'eccellenza indiscussa, presente da parecchi decenni sul territorio, ha creato competenze, ha creato famiglie, ha creato un indotto, una fabbrica che appena nel 2016 è stata visitata dall'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che la individuava al cospetto del Presidente della Regione, del Sindaco, di tutte le istituzioni locali come il pilastro dell'ammodernamento tecnologico e infrastrutturale del Paese, una fabbrica che avrebbe dovuto avere importantissimi investimenti e che quindi lasciava presagire e auspicare tutt'altro. Tutto quello che si è avverato è quasi un incubo rispetto a quello che sarebbe dovuto accadere, 160 milioni di euro di investimenti, un ampliamento, l'Italia digitale che doveva camminare sullo stabilimento di Battipaglia, che ricordiamolo è l'unico stabilimento in Italia che non assembla la fibra e la commercializza, ma la realizza sulla base di una competenza e di una prerogativa propria, inserita in una multinazionale che è la Prysmian FOS, che è probabilmente una delle multinazionali, insieme a Leni e a poche altre, più importanti d'Italia, e che rispetto a questa vicenda solleva una questione da tempo, perché è vero, come diceva il sindaco Volpe, che la questione è politica nella misura in cui è sociale e impatta sul destino di un territorio, ma è prima di tutto una questione tecnica e tecnologica, è una questione aziendale, e nei tavoli di crisi che si sono aperti presso il Ministero, anche alla presenza dell'Agicom, che è l'autorità nazionale sulle comunicazioni, la questione è nota, cioè loro sanno che c'è un problema tecnologico che mette fuori lo stabilimento di Battipaglia rispetto a delle questioni che richiedono e presuppongono la scelta chiara della tipologia di investimenti che l'operatore Open Fiber deve fare. Quindi il tema politico presuppone all'atere una questione tecnica che non può essere disattesa.
Cioè c'è una scelta, si vogliono realizzare delle infrastrutture che garantiscano sicurezza dei dati, che garantiscono tenuta delle manutenzioni, che garantiscono, diciamo, l'operatività della fibra nazionale. E allora il governo, rispetto ad una questione tecnica, deve garantire, diciamo, non un'azienda, ma una prerogativa di natura tecnologica che incidentalmente garantisce un'azienda. E per questo, diciamo, occorre che si sieda al tavolo anche l'azienda, perché io condivido tutto, però loro hanno due stabilimenti che producono fibra, uno in Francia e uno in Italia. Lo stabilimento francese sono riusciti a difenderlo e a tutelarlo anche sulla base di una scelta del governo francese. Dire che il proprio prodotto è di troppo buona qualità, tale da non trovare allocazione sul mercato, è una mezza risposta. Perché io, se attuo degli investimenti e scelgo di andare in una direzione, devo avere anche la garanzia che quel prodotto venga allocato sul mercato. O perché il governo mi ha garantito determinati standard quantitativi, o perché io mi devo adeguare a quello che è poi il mercato nel quale mi colloco. Quindi, diciamo, l'iniziativa di stamattina serve ad alzare la giusta e doverosa attenzione, perché le crisi industriali che ricordava la sindaca, che questo territorio ha vissuto, hanno avuto esiti favorevoli o esiti sfavorevoli a seconda anche della capacità di rappresentazione della vicenda. Noi abbiamo avuto l'Alcatel, che era un'eccellenza e che è morta nel silenzio collettivo, e poi abbiamo avuto la Treofan, che forse era anche più piccola, meno rilevante sotto il profilo tecnologico, ma che, posta nella giusta posizione dal punto di vista della rappresentazione, ci ha dato grandissime soddisfazioni e ci ha fatto capire che, lottando compatti con un fronte unito, i risultati si possono ottenere. Quindi Zottoli invocava a darci una mossa: fate presto, siamo troppo tardi, è vero, probabilmente siamo troppo tardi, però non troppo tardi per continuare a dare una speranza ai cittadini, e non troppo tardi anche per affrontare la vicenda in maniera sistematica, cioè un profilo politico che ponga la giusta attenzione rispetto a quello che è il contesto territoriale, il contesto sociale, ma soprattutto accompagnata da una proposta tecnologica che consenta l'incontro, perché poi non è filosofia. Se l'ordine arriva, lo stabilimento riparte. Se l'ordine non arriva, lo stabilimento non riparte, non è possibile farlo per decreto o per autorizzazione. Quindi noi ci siamo dalla vostra parte, riteniamo che occorre mettere insieme più componenti, e in questo l'azienda penso che è assolutamente idonea a darci tutto il supporto necessario, le rappresentanze sindacali, saluto il segretario della CGIL e saluto tutti gli altri presenti, per fare una battaglia che sia vitale, perché la chiusura di questo stabilimento significa un impoverimento non solo economico, non solo sociale, ma anche prospettico, perché la competenza che la Fossa ha ribaltato su questo territorio, diciamo, il valore tecnologico e anche di natura, come dire, di indotto complessivo è incalcolabile. Cioè, noi perdiamo un'eccellenza nazionale, forse una delle poche. Grazie, buona giornata. Grazie consigliere Visconti. Il sindaco di Eboli, Mario Conte. Sì, innanzitutto il mio saluto al sindaco di Battipaglia, al presidente della provincia, agli altri colleghi sindaci, alle rappresentanze sindacali, ai lavoratori, agli altri consiglieri comunali che sono qui presenti in questa seduta congiunta. Ovviamente qui non è presente il sindaco di Eboli, il sindaco di Bellizio, il sindaco di Montecorvino, gli altri sindaci, ma è presente qui la città di Eboli, così come le altre città degli altri comuni che sono interessati al territorio e sono anche interessati a che questa fabbrica possa e debba rimanere. Ovviamente io non devo aggiungere altro, condivido le osservazioni anche tecniche che ha posto il sindaco Volpe. Dobbiamo inserire nella delibera la richiesta di incontro con il prefetto, così come condivido gli interventi del consigliere Visconti, del consigliere Zottoli, per quanto riguarda la necessità di allargare il campo delle rappresentanze di chi, politica e istituzionale, di chi deve sostenere la battaglia della, diciamo, la difesa della fossa Prismia. Quindi io credo che a questo tavolo e all'incontro col prefetto dobbiamo invitare i consiglieri regionali del territorio
e i deputati del territorio, perché chi siede in questa istituzione e rappresenta il territorio se ne deve far carico anche di quelle che sono le criticità, le problematiche. Io credo che non avremo difficoltà a convocare tutti, perché se questa è una decisione, così come io ho potuto apprendere dagli interventi delle rappresentanze sindacali l'altro giorno davanti ai cancelli, così come oggi mi pare già qualcuno negli interventi ritiene che deve esserci un intervento nazionale, quindi del governo nazionale, per quanto riguarda le commesse e per quanto riguarda la tipologia anche della fibra che noi vogliamo installare sui nostri territori, è necessario quindi una forza impattante notevole del Parlamento, dei consiglieri regionali, del Consiglio regionale, della Giunta regionale e ovviamente di quelli che sono i comuni del territorio e della provincia di Salerno. E qui il Presidente Alfieri è presente, lo era anche l'altro giorno, quindi mi pare che tutto l'arco costituzionale, tutte le istituzioni che sono presenti sul territorio, quelle locali e quelle regionali, quelle provinciali e nazionali, devono essere a fianco della FOS Prisma. Non significa essere a fianco di una entità unica, come dire, particolare o minima. Questa fabbrica rappresenta anche un indotto importante anche per i comuni che sono vicini a quelli di Battipaglia, quindi è qualcosa di veramente significativo. E così come diceva prima il sindaco Volpe, qui si pone un problema, come dire, del mezzogiorno, e non voglio proprio immaginare che cosa succederà quando qualcuno poi delibererà l'autonomia differenziata, quella che si sta pensando di fare in Parlamento, e quindi che cosa si verificherà per quanto ci riguarda. Qui cominceremo ad avere, come dire, lo Stato federale, insomma, questo sarà, ognuno farà da sé. Ora non mi pare che possiamo trattare il destino di decine, di centinaia di famiglie, ognuno per il proprio conto, con un egoismo che non è possibile tollerare e non è tollerabile. Quindi non questa mattina qui c'è tutta la città di Ebori, ci sono tutti i cittadini, questi sono presenti molti consiglieri comunali, questa delibera, questa iniziativa di oggi l'abbiamo già condivisa nella nostra conferenza dei capigruppo all'unanimità, saremo a fianco della FOS Prisma, a fianco dei lavoratori sempre e comunque, quindi siamo pronti ad affrontare qualsiasi tavolo, saremo, come dire, in massa per dire no a questa chiusura, no a, come dire, al ridimensionamento di quelli che sono i nostri insediamenti industriali sul nostro territorio. Oggi è toccata a Battipaglia, domani toccherà a Bellizia, poi toccherà a Deboli, poi toccherà a qualche altro comune. Noi dobbiamo essere compatti, uniti, ovviamente lo dobbiamo fare, così come diceva anche il consigliere Visconti, con una proposta anche dal punto di vista tecnico, se lo diceva anche il consigliere Zotto, dice non ci possiamo presentare a questo tavolo senza manco dare, come dire, anche delle alternative o, come dire, dei suggerimenti di quello che si deve fare. Però da quello che ho potuto capire il livello è quello istituzionale più importante, è quello del governo, è quello del Ministero dello Sviluppo, quindi dobbiamo fare in modo che questa forza, questa voce, questa, come dire, unità di intenti che questa mattina sanciremo anche con questa delibera sia forte, unita, compatta per dire no a questa chiusura, sì invece a un nuovo sviluppo, a una nuova programmazione per Battipaglia, per la Piana di Sile. Grazie. Grazie sindaco. Se c'è l'intervento di qualcun altro, presidente della provincia nonché sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, prego. Buongiorno a tutti, un saluto corale ai colleghi, consiglieri comunali, alle forze sindacali, agli operai, dipendenti e quindi quanti hanno voluto partecipare qua. Io non voglio aggiungere altro alle cose tutte quante interessanti, giuste, che sono state dette. E ovviamente la protesta è la prima azione, ma una protesta senza una proposta e senza una visione non serve assolutamente a nulla. Aggiungeremo una nuova chiusura alle tante che ci sono state sul territorio, però stamattina dobbiamo salutare una modalità nuova di affrontare le questioni, che non sono questioni che si esauriranno con questa vicenda, che è grave, perché anche nel numero degli addetti rappresenta una gravità che non è solo di Battipaglia, ma che coinvolge a cascata tutti i comuni vicini, perché non c'è comune che non abbia una rappresentanza nei lavoratori di questo importante opificio. E dobbiamo avere una visione anche sulle cose che stanno accadendo. Innanzitutto, chi è che sta consumando la fibra?
chi paga, quali sono gli investimenti, quali sono i residui sugli investimenti, chi decide qual è la fibra che bisogna utilizzare e soprattutto dobbiamo capire qual è la volontà dell'azienda. Che vedete, quando la volontà e la proprietà è lontana dal territorio, dal dolore, dal bisogno, dall'amore del territorio, si fa subito a decidere quale chiudere e quale non chiudere, quale far andare avanti e quale far andare indietro, con una crudeltà e con un cinismo che è assoluto, soprattutto quando ci sono interessi che vengono addirittura da altri paesi. E credo che la difesa di quello stabilimento in Francia, con una politica del governo che probabilmente è stato più capace delle nostre classi dirigenti, addirittura noi non è che ci troviamo di fronte a uno stabilimento che produce qualcosa che non viene più utilizzato, che è in disuso. Stiamo vivendo un momento di grandi investimenti nella digitalizzazione, nella fibra. Sappiamo che questa è la fibra migliore, e allora come mai avvengono queste cose? Come mai investimenti pubblici con aziende pubbliche non riescono ad avere una decisione a monte che privilegi le produzioni, soprattutto nel mezzogiorno? Quindi c'è da coinvolgere, innanzitutto dobbiamo sapere questi che vogliono fare. E soprattutto coinvolgere anche chi attualmente, lo ripeto, oggi consuma la fibra con investimenti pubblici, e credo che non ci vuole niente, non ci vogliono politiche europee per dire noi vogliamo la qualità, e la qualità è rappresentata da una produzione che in uno stabilimento di Baghi è utilizzata, questo se volete continuare ad avere i fondi pubblici. Dobbiamo essere decisi su questa cosa, perché poi ne va anche la soluzione tecnica, la ricerca, la riconversione, perché no, dobbiamo pensare anche che le aziende che oggi sono pubbliche o quasi pubbliche, consumano la fibra, di entrare nella proprietà se la proprietà attuale non ha più interesse e è già mollato, insomma, l'ancora. Dobbiamo sapere la verità, e perciò il tempo in queste cose, come in tutte le cose, è la risorsa più preziosa, sapere subito che vogliono fare, perché è inutile che ci illudiamo, se questi hanno deciso che vogliono chiudere, come hanno fatto per altre cose, la chiudono e basta. E non ce lo possiamo consentire, perciò io saluto con grande, diciamo, conforto il fatto che siamo tutti quanti qua. Ovviamente non siamo la parte che può decidere e può risolvere il problema, ma abbiamo instaurato una stagione dove il territorio, le istituzioni, al di là dei partiti, gli enti locali, i sindacati, sono tutti qua, e dobbiamo chiedere conto e ragione delle cose che avvengono e che avverranno quando si fanno gli investimenti. Dobbiamo essere più attenti, che vedete, a volte ognuno è preso per la propria competenza, per i propri problemi, per i propri guai, e le cose ci scorrono davanti agli occhi. E pur sapendo, essendo consapevole che stiamo andando verso un muro, non avviene niente, perché soffriamo anche quasi di una condizione, di uno stato d'animo di impotenza rispetto alle cose. Io non sono d'accordo, le cose le dobbiamo fare accadere e avvenire, quando si decidono gli investimenti bisogna decidere tutto, anche dove le merci e dove i prodotti debbono essere acquistati o debbono essere addirittura creati. Siamo ancora in tempo, siamo ancora in tempo. Quindi ovviamente io parlo da sindaco, da presidente della provincia, da cittadino, del mezzogiorno, io sono d'accordo con questo grido d'allarme. Vedete, stiamo subendo, ormai non se ne parla proprio più, e con le risorse, con le riforme che stanno andando avanti, candidamente vengono, insomma, enunciate, si sta per legge sancendo la slealtà di una parte del territorio contro un'altra parte del territorio, si sta dicendo con legge o addirittura con riforma costituzionale, si sta sancendo la slealtà di una parte del territorio verso un altro territorio che ha più bisogno. Non ce lo possiamo consentire e dobbiamo fare ogni cosa, però ecco, io parlo chiaro. Lo dico, credetemi,
la prefettura, lo sciopero, sì, noi dobbiamo invece capire qual è la verità sul destino, qual è la proprietà, che vuole fare la proprietà, e dobbiamo incidere sull'azienda che attualmente sta facendo lavori per 160 milioni di euro che non acquista la fibra che viene prodotta qua. E quindi dobbiamo incidere anche con questa società o con chi gli ha dato i soldi per dire: vedi che tu devi utilizzare questo prodotto, perché questo è inutile che facciamo arrivare i prodotti della Cina, dell'India, poi sappiamo pure che non sono della stessa qualità, e allora perché avviene questo? Quindi l'interessamento deve essere a 360 gradi. Non basta solo la vicenda sindacale o la protesta o il coinvolgimento del governo. Bisogna avere una visione generale su quello che sta accadendo in questo settore e dobbiamo far accadere le cose che servono a questo stabilimento. Quindi io ci sono, porteremo il deliberato se è necessario, ma la nostra presenza è già più che sufficiente, non abbiamo bisogno di liturgie e di atti, di vendite libere. Una delibera, se è impostata bene, siamo tutti quanti qua, è già sufficiente, è inutile fare ammuina, bisogna insomma affrontare la questione a 360 gradi. Però io dico che dobbiamo salutare con grande conforto il fatto che siamo tutti quanti qua in maniera convinta, non siamo venuti per fare scena o per fare chiacchiere. Quindi noi ci siamo, ci saremo e lo faremo con grande determinazione per questa questione e per le altre che potrebbero affacciarsi, ma anche in maniera propositiva per fare qualche cosa di più per i nostri cittadini e per il nostro territorio. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, perché non ho nessuna prenotazione o... Segretario della CGIL. Prego. Grazie. Ma volevo innanzitutto ringraziare l'amministrazione comunale che ha messo in piedi questo consiglio straordinario, però consentitemi, sembra un film già visto, almeno dal versante sindacale, purtroppo su questo territorio da anni in maniera rituale, periodica, si ripete in qualche azienda, piccola o grande che sia, una situazione drammatica sociale. Allora, è stato già detto e ribadito nei giorni prescorsi dai colleghi segretari di categoria, non c'è una ricetta per trovare questa soluzione, c'è soltanto un impegno da parte di tutti, ecco, l'ha sottolineato il Presidente della Provincia. Però vorrei ricordare a tutti e a me stesso che in questa vertenza qualche segnale, qualche crepa all'interno si è già avvertito nel 2020. Stiamo parlando del periodo Covid, quando allora l'azienda è venuta sui tavoli di trattativa a dire determinate cose, di incontri preliminari, poi il Covid ha destabilizzato un pochino tutto e tutti, e questa cosa è andata mano a mano a scemare. Hanno ripreso la palla al balzo, perché qua ci stiamo tutti quanti, come dire, focalizzando sull'eccellenza, sulla fibra, sul PNRR, ma guardate, ma io ritengo che non è soltanto quello l'elemento importante. Questa multinazionale qualcosa forse ha deciso, e allora a fronte di queste decisioni drammatiche c'è un altro esempio sul territorio, lo diceva prima Antonio Visconti, laddove anche là il tunnel non si vedeva la luce, stiamo parlando di Treofan. È anche vero che quell'imprenditore aveva fatto un'operazione finanziaria diversa, ma come dire, decisa da elementi che non si poteva più tornare indietro. Ecco, la forza delle organizzazioni sindacali, della politica locale, hanno fatto sì che questo, come dire, da parte di questo imprenditore, l'intenzione da parte di questo imprenditore sia totalmente cambiata a nostro favore. Ecco, non vorrei guardare lo stesso film, anzi lo stesso film per il finale che,
che, con cui è stata trattata quella vertenza, però gli elementi che noi abbiamo a nostro vantaggio sono tanti. Ma guardate, ma siamo in un territorio dove c'è la ZES, ma per gli imprenditori una cosa del genere, secondo me fanno la corsa a venire in Campania, laddove ci sono questi elementi anche dal punto di vista economici e fiscali. Qua invece fanno la corsa a scappare via, perché queste multinazionali, purtroppo c'è il rovescio della medaglia, hanno deciso qualcosa, ma non l'hanno deciso adesso, l'hanno deciso qualche anno fa. Ho avuto la fortuna di partecipare diversi anni fa in tavoli dove provengo dalla mia multinazionale, dove le decisioni si prendono con largo anticipo e c'è una mappa dell'Europa con tutti gli stabilimenti e decidono il da farsi. Allora bisogna far cambiare quella decisione, perché la preoccupazione che diceva Mimmo, la preoccupazione che dicevano tutti gli interventi precedenti è palese, è legittima. Cosa c'è da fare? Prefetto, regione, ministero, possiamo fare di tutto e di più. La cosa importante è che bisogna far cambiare l'idea a questa multinazionale che ha già deciso qualcosa di grave sul territorio di Battipaglia, perché vanno bene tutte le riunioni, ma lasciano il tempo che trovo. Io ricordo a me stesso, l'ultimo sciopero che si è tenuto a Battipaglia è stato il 2014, dove abbiamo fermato l'intera città. Questo è un problema della città, non della FOS o dei lavoratori della FOS. Non è un problema delle 300 famiglie più l'indotto, è il problema dell'intero territorio. E allora c'è bisogno di unire tutte le forze, come abbiamo fatto stamattina, forse poco. Con una nota, quando davanti allo stabilimento si è fatta come l'altro giorno quell'iniziativa, ne possiamo fare altre 100, però io non vedo il clima della preoccupazione, consentitemi. Perché 300 famiglie più l'indotto, là c'è, a mio avviso c'erano state 1000 persone sotto davanti alla fossa, come ci devono stare 1000 persone? Ci deve stare la cittadinanza, tutti, a capo il sindaco che non si esime da queste vertenze, che purtroppo, ripeto, sono all'ordine del giorno. L'ultima cosa, la vertenza di Treofani ci ha insegnato tanto, l'asso nella manica, dobbiamo ringraziare il presidente dell'ASI, insieme alle organizzazioni sindacali quel giorno dove abbiamo condiviso quel percorso insieme ad Antonio Visconti, ed è stato determinante. Non lo so l'asso qual è la soluzione in questa vertenza, però invito anche l'ASI a guardare un po' qualche elemento. Ripeto, non stiamo con quell'imprenditore che era Jindal ed era indiano, stiamo con un altro imprenditore che vuole fare l'indiano, questa è la differenza. Mi ha chiesto di intervenire il sindaco di Montecorvino Rovella, D'Onofrio. Sì, grazie, buongiorno, innanzitutto solo per portare i saluti e la nostra vicinanza ad un problema molto importante. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che mi ha preceduto, sia le organizzazioni sindacali ma anche dei colleghi, degli interventi che tutti quanti hanno mostrato il segno del giusto verso una questione molto delicata. Noi però, noi sindaci abbiamo un po' in questo momento storico, anche noi abbiamo il coltello da parte del manico, perché sui nostri territori sta intervenendo a mettere le fibre ottiche un po' dappertutto, e dovremmo avere anche noi la capacità in questo contesto, nel momento in cui andiamo a trattare sui tavoli anche nazionali, come diceva il sindaco Volpe, che sposi in pieno tutte le sue parole, va posto un problema oggettivamente serio. Però limitare il problema, e di che ho sentito tutti quanti, soltanto al PNRR, credo che sia molto riduttivo, perché il PNRR da qui a qualche anno è finita, ma la FOS deve avere la capacità di resistere negli anni. C'è bisogno di un piano serio che possa durare nei prossimi anni, perché limitare gli interventi sui territori, limitare le commesse del PNRR, sì, è una boccata d'ossigeno, ma per quanto tempo? Per quanto tempo questa situazione potrà reggere? Il problema è quello di guardare al futuro, perché altrimenti non vorrei che tra qualche anno se si risolvesse un problema limitandolo a questo problema delle commesse momentanee, sì, affrontiamo il problema, il futuro, l'azienda che vuole fare,
come vuole investire, dove vuole investire. Per questo il Presidente della provincia è stato molto chiaro e ha detto dobbiamo andare alla fonte e capire l'azienda come vuole fare, o meglio trovare la soluzione affinché si possa investire su Battipaglia, sulla Piana del Sele, nei Picentini, nella provincia di Salerno. Ed è questo il lavoro secondo me che va fatto, costringere chi, o fare un tavolo al governo importato, che il governo deve prendere una posizione seria, perché non vorrei che questo fosse un film già visto, come diceva prima l'amico del sindacato, dice sì, abbiamo già fatto questi tavoli, abbiamo già fatto questi incontri, ma alla fine poi l'azienda è stata chiusa. È questo che bisogna evitare. Io concludo dicendo una cosa positiva c'è però. Oggi siamo tutti quanti qua, siamo tutti qua dal Presidente della provincia, i sindaci del territorio, i consiglieri comunali, i sindacati, i lavoratori. Deve essere forse probabilmente, come diceva l'amico del sindacato, invogliare e far capire l'importanza anche alla cittadinanza, perché oggi parliamo della FOS, domani potremo parlare anche di un altro problema, sempre che riguarda i lavoratori, e quelli vanno tutelati in ogni contesto, perché la salvaguardia di un posto di lavoro serve a salvaguardare anche la possibilità di creare sviluppo nei comuni grazie agli indotti, alle aziende. Salviamo non soltanto le famiglie, ma la veridicità e la credibilità di un territorio. Io credo che il lavoro che sta facendo sia importante, ma c'è bisogno di più, di coinvolgere quante più persone e soprattutto costringere la proprietà a prendere una posizione seria e coinvolgere il governo nazionale ad intervenire soprattutto in maniera chiara, precisa e coesa per salvaguardare posti di lavoro e per salvaguardare un territorio che è quello della Piana del Sele, che è quello della provincia di Salerno. Grazie. Sempre in rappresentanza sindacale, se non sbaglio, prego. Segretario della Wiltec, della UIL. Evito di andare sulle questioni di natura tecnica o su tutte quelle che sono le questioni della vertenza, anche perché ormai le conosciamo bene, le abbiamo in qualche modo diffuse anche in maniera capillare. Io vorrei fare giusto un minuto su quella che è la giornata di oggi e su quanto vale la giornata di oggi rispetto a come ci percepiranno da domani i cittadini di questo territorio per quanto riguarda le amministrazioni e i lavoratori dell'industria per quanto riguarda le organizzazioni sindacali. Noi viviamo attualmente in un territorio che, al di là della vertenza Prismian o Treofan in passato, quello della Cooper con tutto il problema legato all'automotive che è più proiettata verso un mercato francese che quello nazionale, stiamo vivendo una condizione territoriale che è già di grande sofferenza. Tanti dei lavoratori che assistiamo vivono la loro attività quotidiana in aziende che vivono di cassa integrazione, di riduzione degli ordini, e noi a fatica come organizzazioni sindacali stiamo tentando di costruire una rete di convinzione anche attraverso un aspetto emotivo di appartenenza sia al territorio che alla propria fabbrica per iniziare processi di lotta all'interno delle proprie aziende, per tentare anche un riscatto rispetto a quelle che sono le logiche del piccolo imprenditore da un lato e della grande industria dall'altro. Quando dicevo che da domani saremo tutti quanti sotto attenzione, perché questa vertenza metterà in condizione anche i più piccoli di capire se c'è la forza di poter reagire al sopruso dell'altro. Ecco perché oggi, come dicevano tanti sindaci che sono intervenuti, è una giornata importante, importante per quello, perché oggi stiamo dicendo al territorio che esistono le amministrazioni comunali, esiste la capacità di mettersi insieme a prescindere da quelle che possono essere le logiche della propria corrente di appartenenza, che seppur legittime, quando vengono messe da parte per una missione più ampia, che è quella di dare dimostrazione di quanto un territorio sia forte e sia vicino ai propri cittadini e ai propri lavoratori, questa oggi potrebbe essere l'inizio di quello che ha bisogno Battipaglia, ha bisogno Eboli, ha bisogno la Piana del Sele, ha bisogno la Litoranea. Quindi qua c'è tutta una questione industriale che si sta smantellando, e parallelamente alla questione industriale bisogna costruire un'alternativa, perché perdere oggi 300 posti di lavoro, o anzi perdere oggi 400 famiglie che portano il reddito a casa, perdere ogni giorno, perché ogni giorno perdiamo due lavoratori a una parte, tre lavoratori all'altra, non li riusciamo a misurare perché sono piccoli, perché non fanno rumore, perché non riusciamo a portarli all'attenzione. Normalmente si chiudono spesso con degli accordi nella migliore delle
condizioni o addirittura con un licenziamento senza la possibilità di poter trovare altra soluzione. Allora, mentre tentiamo di salvare un'industria importante, perché deve essere salvata questa industria importante per quanto vale sul territorio, ma soprattutto per quanto vale come immagine del riscatto di questa provincia. Questa provincia vive in una regione che tende ad accentrare gli interessi al capoluogo, non perché sia un male, ma spesso la nostra voce non viene ascoltata. Noi siamo stati da altre fabbriche in questa settimana, da altri colleghi in giro per la regione, non ci ascoltano, non ci vedono, non ci conoscono, quindi questo non è solo un problema di comunicazione, è che probabilmente su questa provincia l'attenzione è scarsa. Allora ragioniamo anche su quello, come salvare i posti di lavoro e come trovare una opzione a chi domani perderà un posto di lavoro, perché mentre stiamo ragionando oggi di Prismian, forse domani ne arriveranno altri 10 di licenziamenti sui nostri tavoli o di lavoratori che cercano attraverso i nostri servizi, perché noi li misuriamo attraverso i servizi quanto la situazione è drammatica in provincia di Salerno, su Battipaglia e su tutte. Noi diciamo Battipaglia perché Battipaglia non può non essere la regina per quanto riguarda queste azioni, e quindi lo deve essere anche in maniera prospettica. Noi vi ringraziamo perché non era scontato avere oggi come ieri davanti alla fabbrica tutti i cittadini della Piana del Sele, e ne siamo ben consapevoli che non siete qui con noi perché avete la necessità di avere un attimo di visibilità. Siamo convinti e lo diciamo anche ai lavoratori, oltre ai luoghi comuni, che la forza oggi di questa vertenza nasce in questa sala, nasce in questo Parlamento cittadino, come era stato definito. Quindi noi siamo ben contenti di condividere questo percorso insieme a voi. Sappiamo entrambi quanto questo sarà importante anche per la visibilità di domani. Quindi teniamo duro, sarà difficile, però se siamo forti possiamo anche piegare una multinazionale che, vi assicuriamo, hanno tanti punti deboli rispetto alla loro linea di condotta, anche se sono belli grossi e belli forti. Probabilmente l'elemento per poter dire, che lo diceva anche il Presidente Alfieri prima, l'azienda deve dirci che cosa vuole fare, deve dircelo anche in maniera rapida e in maniera onesta, perché riesce a giocare una multinazionale del genere su più tavoli, perché che sia italiana non significa che non sia una multinazionale, non significa che non ragioni con quelle logiche, lo dicevano bene i colleghi, lo dicevano bene i sindaci. Metteranno una X quando loro riterranno che quell'azienda semplicemente non è più funzionale al loro progetto di business. Grazie. Allora sì, magari sì, se siamo d'accordo l'ultimo intervento, così dopo possiamo procedere alla votazione della delibera, magari integrandola con l'adesione dei sindaci delle città vicine, così facciamo un'unica delibera, poi non so se va bene così, vabbè, poi ne parliamo dopo. Prego. Sarò brevissimo. Gerardo Giliberti, segretario generale della CISL. Dobbiamo ricordare innanzitutto, non sono 300, perché sennò ci dimentichiamo di altri 300 posti che sono le ditte esterne, ricordiamole perché è importante. Qui quando parliamo di lavoratori significa che sono altri lavoratori già licenziati, questi sono già per mancanza di lavoro, già sono a casa. Quello che ci dobbiamo dire in modo chiaro è le politiche che sono state fatte, perché quando le aziende chiudono significa che prima dobbiamo interrogarci le ragioni per le quali chiudono le aziende. Le politiche sono fallimentari, noi non vediamo politiche che sono a sostegno delle imprese. Quando parliamo, chiudono le aziende, ma perché fuggono dall'Italia? Fuggono per il costo del lavoro, non siamo stati in grado. Guardate, se chiude FOS sarà il fallimento delle politiche industriali. Interroghiamoci tutti, perché quando una multinazionale si allontana dal territorio dobbiamo dire le cose, però diciamole: costo del lavoro, costo dell'energia elettrica, i dazi, non abbiamo tutelato le imprese. Le imprese, il mercato italiano è invaso dal prodotto cinese. Questo governo, come quello di prima, che cosa ha fatto? Niente. Il management che ha incontrato i ministri eletti dal popolo, che cosa hanno fatto? Nulla. Dal 2018, quando parliamo di tavoli ministeriali, i tavoli ministeriali sono già aperti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, ridicolo, perché lì si fa solo per le vertenze di crisi, non sviluppo, lì è crisi. Adesso il Made in Italy, cioè la volta del Made in Italy, che cosa significa? Tutela delle imprese italiane. E quindi che cosa ci vogliamo dire? Diciamocelo chiaro, se l'azione, le azioni devono andare sul governo, perché che cosa ha scelto questo governo? Ha scelto una politica a ribasso, ha scelto la fibra ottica, perché costa di meno, è ridicolo, perché quando parliamo di eccellenza, l'eccellenza è quello che fa FOS. E che cosa ha fatto questo governo? Già prima, guardate, quando è la mortificazione, quando si va al ministero, che ogni volta bisogna spiegare al tecnico e a chi rappresenta il governo che cosa si fa a Battipaglia. Quando parliamo di territorio significa che le politiche sono ridicole, cioè un governo che decide un asset strategico e utilizza i soldi del PNRR a favore dei cinesi e coreani, è ridicolo, guardate. E questo deve, il grido che deve partire dal territorio è un'azione precisa, perché deve partire da qui il fallimento della politica, che non c'è stato, perché se no ci stiamo raccontando favole. Le aziende chiudono per il costo eccessivo, perché il costo del lavoro è altissimo, abbiamo un'aliquota che è progressiva, abbiamo materie prime che dobbiamo per forza, quindi un'impresa non ce la fa. Quando diciamo l'azienda cosa vuole fare, l'azienda l'ha già dichiarato, che paga 20 milioni all'anno di energia elettrica. Ma come si fa? Guardate, è ridicolo far pagare un'azienda che viene a investire, perché la FOS, il gruppo Prisma, ha investito 60 milioni, ma a 35 milioni si è fermata, è andata dal governo. Che cosa ha fatto questo? Non ha regalato un chilometro di fibra, un chilometro al mercato domestico. La Prismia non produce niente per l'Italia. E questi, chi ha un ruolo, deputati, senatori, che cosa hanno fatto? Il management di Prismia li hanno fatti aspettare 3 ore per riceverle. Ma guardate, allora, quando diciamo che è un paradosso, che è un crimine, stiamo chiudendo le aziende perché le politiche a sostegno sono ridicole. È chiaro il concetto? Perché se non ci capiamo che siamo qua. Oggi noi come organizzazione sindacale affrontiamo questi problemi, ma non possiamo fare le leggi. Noi come sindacati dobbiamo tutelare i lavori. Come? Fatecelo capire. Perché se non si fanno le leggi a sostegno delle imprese, quando parliamo delle imprese significa dietro le imprese ci sono i lavoratori. Perché se no stiamo capendo una cosa sbagliata, che è quella che un'azienda chiude a prescindere. No, l'azienda chiude perché la regione Campania, che è dove è ubicata l'azienda, ma è l'Italia che non sviluppa una politica a sostegno delle imprese. Questo è il dramma vero è questo. Un'azienda non riesce a sostenere il costo del lavoro e quindi chiede aiuto al governo. Il governo cosa fa? Dice no, voi non producete, sì, è l'eccellenza, sì, ma noi, se permettete, abbiamo studiato e abbiamo capito che quella coreana, che è ridicola perché è bypassabile, l'abbiamo spiegata, è hackerabile, è una fibra che nel momento in cui stanno spaccando le strade mettiamo la fibra cinese, l'abbiamo raccontata a tutti i ministri, a tutti, non ci hanno ascoltato, perché nelle loro corde che cosa c'è? C'è quello di fare la visibilità, cioè di andare sui social e dare il like, perché oggi questo è. Ma le imprese non hanno sostegno, quindi l'azione che metteremo in campo, e ovviamente vi ringraziamo, che deve essere condivisa e comune, a difesa del territorio. Quando parliamo a difesa del territorio, capiamo pure che ci deve essere una proposta, perché la proposta deve essere, quando parliamo di proposta, significa che deve essere una proposta, che quando parliamo di soldi che devono essere destinati alle imprese, ultima cosa, non abbiamo tempo,
Quando parliamo di tavolo AGCOM significa che il tavolo ha già deciso, guardate, noi abbiamo le notizie fresche. Il tavolo AGCOM non ha messo dentro, non ha messo dentro la fibra Prysmian. La nostra azione significa che siamo già, quando parliamo di ritardo, significa una cosa sola: la nostra azione deve essere sul governo attuale. Tutte le istituzioni a dire non possiamo chiudere significa dare lavoro, dare chilometri di fibra alla Prysmian. Altrimenti, quando si parla di decisioni, l'azienda non ha preso la decisione pretestuosamente, ha raccontato ai governi, diciamo la verità, ha raccontato ai governi che voleva essere ascoltata perché non produceva un prodotto di scarsa qualità, è stata messa alla porta. Questa è la verità è questa, chiaro? Quindi questa è l'azione nostra, però lo dobbiamo sapere, che è stata messa nella condizione, e quindi se non ci darà il lavoro creerà l'alibi all'azienda per dire arrivederci, vi salutiamo, perché l'Italia siete ridicoli. Siccome questo gruppo ha 120 stabilimenti nel mondo, se deve chiudere e gli daremo l'alibi all'azienda per chiudere, sarà l'emblema del fallimento delle politiche italiane. Grazie. Allora facciamo sintesi di questa delibera. Sindaca, provvede lei a fare un attimo sintesi di come vogliamo procedere. Ah sì, sì, lo avevo io. Okay. Allora, innanzitutto io comunale, perché di domenica siete tutti presenti e i sindaci intervenuti, nel frattempo è arrivato il sindaco di Giffoni, è arrivato San Cipriano Vicentino, Levano, e quindi veramente grazie per questa presenza, grazie alle organizzazioni sindacali. Giusto per chiudere, abbiamo deciso quindi, magari parlavo con la segretaria nella premessa o dove, di mettere che sono intervenuti sindaci dei comuni DD che sottoscrivono questa delibera, così a valore più forte, come si diceva con Mimmo, e chiedere un tavolo alla prefettura con un documento a sé, richiamando, come diceva il consigliere Zottoli, questa diciamo emergenza sociale, se il rischio pubblico. Io direi che alla fine invito, quando andremo, scusami, nel deliberato chiediamo anche di convocare ai parlamentari regionali. No, ma c'è scritto, se tu vedi, alla fine li mandiamo a tutti, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Imprese, di convocare quando andiamo al prefettore. Sì. Sicuramente. Quindi dal prefetto ci devono stare anche i parlamentari. Va bene, facciamo un invito, l'avevamo detto nella discussione. Qui appunto, come diceva Zottoli, piano piano noi abbiamo visto, abbiamo parlato dal 2008, tante realtà chiuse. Qui non si tratta di stare qui solo per solidarietà a voi o per la FOS, qui si tratta di difendere un intero tessuto industriale che negli anni veramente ha rappresentato non solo per Battipaglia ma per l'intero territorio, perché nella FOS lavorano persone che vengono da Olevano, da Montecorvino, quindi si tratta di difendere a denti stretti veramente un'area industriale che mano a mano rischia di venir meno. E io direi che alla fine un bello sciopero generale, se non si riescono, visto che voi sindacati avete parlato, magari coinvolgendo gli organismi nazionali, e fare un'avvertenza mezzogiorno partendo qui da Battipaglia, come ricordava anche il sindaco Volpe e il sindaco Alfieri, e piano piano qui si tratta di affrontare una crisi che coinvolge l'intero mezzogiorno, quindi l'importanza di accendere i riflettori e di chiamare se possibile qui i sindacati nazionali, insomma. Quindi ora votiamo questa delibera e quanto prima, per la settimana prossima, chiediamo il tavolo
al prefetto. Sì, sì, hai detto bene, però stamattina i sindaci danno mandato al sindaco di Battipaglia, certo. I sindaci, insieme alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori, di chiedere al prefetto, quindi certo. I sindaci sono già coinvolti. L'ho detto. Quindi a quel tavolo chiediamo, come diceva Mario, al prefetto di convocare anche la deputazione parlamentare della provincia di Salerno. E quando andiamo siete pregati non solo gli operai ma l'intera cittadinanza di stare sotto. Noi dobbiamo fare le cose democraticamente, i passaggi. Il primo tavolo, quello che riguarda è quello preventivo. Gli incontri che prendiamo lì sarà il prefetto a garantire il tavolo nazionale all'inizio dell'attività politica. Questo è tutto il nostro apporto che insieme a tutti. Io suggerirei, chiedo scusa per l'intervento, anche un allargamento alla parte, come dire, aziendale di Open Fiber e quelle che sono poi il nostro obiettivo, cioè se la strategia messa in atto è che il primo committente è pubblico, chiamiamoceli immediatamente, chiamiamoci il soggetto che deve garantire la commessa. Perché il tempo, perché Open Fiber, c'era un articolo sul Sole, è un'azienda di Stato, cioè non è che passiamo, è finale, cioè è un'articolazione dello Stato, per cui la strategia è che la commessa manca dall'interno e non garantiamo la politica industriale e le commesse, e quindi è da venire pure Open Fiber, che è l'azienda di fondo. Esattamente, bravo, questa è una proposta, cioè, anche perché stanno distruggendo il paese con scelte a ribasso, stanno smantellando. Il presidente dell'ANCI ieri ha fatto un video, Antonio De Caro, che ha bloccato gli interventi di cablaggio della città perché stanno smantellando un paese, cioè noi finanziamo un'opera che poi distrugge il tessuto urbano e industriale a questo punto. Allora possiamo procedere. È stata costituita per installare fibra italiana fabbricata alla POS. È stata costituita con quell'intento. Nel 2017 e 2016 Open Fiber ha cominciato per installare fibra prodotta in Italia. A oggi non è installato un metro di fibra italiana. No, ma coinvolgiamo anche l'ANCI. Perché è evidente che diciamo, chi posa la fibra sui territori è l'ANCI, Open Fiber e le sigle sindacali che non sono in indirizzo. Allora possiamo procedere alla votazione per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Battipaglia con tutta l'adesione dei sindaci. Sono arrivati anche il sindaco di Giffone, di San Cipriano, Giuliano e Sonia Alfano, quindi possiamo il sindaco di Olevano. Ha segnato. Tutti i rappresentanti dei comuni sono presenti, quindi possiamo procedere alla votazione per quanto riguarda il nostro consiglio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Siamo 21 presenti. No, non lo vediamo qua. Manca un voto. Andò. Votanti. Manca sempre un voto. Votanti 21, favorevoli 21. Un attimo che votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Mancano 5 voti. Un altro. Come prima, votanti 21, favorevoli 21. Abbiamo terminato i lavori, grazie.